Benvenuti nel canale televisivo sportivo. Oggi con le ultime notizie come: ogni estate Berardi sembra in procinto di fare finalmente il grande salto ed andare in una grande squadra, poi però resta sempre a Sassuolo. Anche quest'anno Berardi parte l'anno prossimo, anzi, ormai forse non partirà più o chissà. Da diversi anni, ogni estate i tifosi neroverdi pensano che sia l'ultima stagione di Berardi al Sassuolo. Un copione che si ripete ormai da troppo, mentre il tempo passa e le grandi società si muovono su profili diversi e Berardi rimane ancorato ad una realtà calcistica di provincia senza mai provare a spiccare il volo. Il paradosso di Mimmo Berardi ha molteplici sfaccettature, ormai da anni uno dei giocatori col rendimento migliore della Serie A, che però rimane sempre al Sassuolo senza mai fare il tanto auspicato grande salto. Salto che invece fanno altri suoi compagni di squadra, che al Maybay Stadium vivono la più classica delle fasi di passaggio, vedi Locatelli o Scamacca. Eppure in passato non erano mancate le voci di mercato, non sono mai mancate a dire il vero. Forse la prima grande società a bussare alla porta neroverde per chiedere il suo top player fu la Roma. L'affare sembrava poter andare in porto anche per un motivo in più, il passaggio dal neroverde in giallorosso da parte di Eusebio Di Francesco, proprio il mister con cui Berardi è esploso al Sassuolo. Berardi, l'ultima svolta in attesa. Parlando di Mimmo Berardi verrebbe da dire bonariamente tutti lo vogliono, ma nessuno lo piglia. Il talento neroverde, originario della provincia di Cosenza, è stato spesso accostato anche alla Juventus. I bianconeri con il Sassuolo hanno chiuso diversi affari nel corso delle ultime sessioni, ma mai quello che ha riguardato il laterale d'attacco che con le ottime prestazioni in Emilia è arrivato anche in nazionale. Nemmeno dopo un europeo vinto da titolare una grande ha deciso di sborsare quanto richiesto da Carnevali. A tal proposito c'è da dire che quella del Sassuolo è anche una cosiddetta bottega cara. Quest'estate sembrava che giocatore e società si fossero accordati per una cifra congrua per permettere la partenza, ma questa cifra, 30 milioni circa, è stata ritenuta eccessiva da tutte le possibili acquirenti, dal Napoli al Milan, che infatti poi si sono mosse su altri profili più giovani e di prospettiva. Ora dunque la vera novità è che il laterale destro d'attacco più prolifico della Serie A, è sul punto di rinnovare con il Sassuolo. Una scelta che a questo punto lo legherebbe con ogni probabilità a vita alla società emiliana. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.